Bentornati a questo nuovo appuntamento con l'arte e oggi presentiamo le opere di Piero Scandura. Le opere di Piero Scandura invitano alla scoperta di uno spazio che potremmo definire la stanza dell'artista e quindi qualcosa di diverso dallo studio dove il pittore dipinge le proprie opere. Questa stanza dell'artista, in effetti, è un luogo della mente in cui, insieme ai mobili e agli altri oggetti, trovano posto sogni, pensieri e visioni. Stanze che potremmo paragonare a degli schermi sui quali scorrono immagini che, pur essendo prive di un legame logico, sembrano dialogare segretamente l'una con l'altra. Un artificio visivo che soltanto in apparenza ricorda quello della pittura surrealista, perché quello posto in essere da Scandura è un meccanismo più mentale, più sottile, che ribalta le convenzioni visive dell'osservatore per indurlo a maturare una nuova e più profonda comprensione dell'immagine dipinta. Questi ambienti, che troviamo replicati in più varianti di colore con altrettanti oggetti, e quindi poltrone, tavolini, lampade, vasi con fiori, compongono nel loro insieme una tautologia, e cioè un discorso nel quale il ripetersi più volte dello stesso soggetto trasforma quest'ultimo in qualcosa di ambiguo, di misterioso, un concetto aperto a più chiavi di lettura. In altre parole, Scandura capovolge il principio di identità in base al quale una stanza è una stanza e quindi ogni cosa è uguale a se stessa, per ricordarci che in realtà le cose possono avere molti più significati di quelli che noi comunemente attribuiamo loro. Ecco perché più le osserviamo queste stanze e più ci accorgiamo che sono altro rispetto a ciò che sembrano. E quindi non sono soltanto stanze, ma sono anche un paesaggio marino, un giardino fiorito, una composizione di forme geometriche. Così facendo, Scandura ci rammenta che in pittura una stanza non è mai soltanto una stanza, ma è tutto quello che l'immaginazione dell'artista, anzitutto, e poi anche la nostra immaginazione, vuole vedere in quella stanza, trasformandola in qualche cosa d'altro, in un simbolo o in una metafora, e quindi in qualcosa di diverso da ciò che è, per superare le abitudini e gli stereotipi che limitano la nostra percezione della realtà. Per oggi è tutto, vi aspetto sempre qui sul canale della Galleria Artisticamente di Pistoia per un altro appuntamento con l'arte.